Ciao ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per registrare il make-up per San Valentino e quindi adesso sono qui per mostrarvi delle idee, per darvi insomma non un tutorial perché non sono assolutamente capace, non sono una guru del make-up assolutamente, ma solamente per trarvi ispirazione. E prima di iniziare volevo consigliarvi alcuni prodotti che io utilizzo prima del make-up, possiamo dire come skincare. Allora, intanto volevo consigliarvi ad uso quotidiano questo detergente qua, che è della Anew, è un purifying jelly cleanser, un gel diciamo trasparente che voi lo bagnate, fa una sorta di schiumetta e io lo utilizzo ogni mattina per lavarmi il viso. E questo è della Avon ed è per pelli da miste a grasse e vi assicuro che non ho più l'unto che ho di solito qua sul naso e mi sto trovando davvero molto bene e costa 7,99 euro. Potete ovviamente acquistare tutti questi prodotti sul mio sito web e trovate il link nell'info box. Il secondo prodotto che io utilizzo circa una volta a settimana è questo qua, che è il Pore and Shine Control Scrub, che è con l'estratto di eucalipto. È uno scrub viso per ovviamente sempre pelli miste, da miste a grasse, ma c'è anche la versione per pelli secche e è un ottimo esfoliante e vi lascia un fresco sul viso che addirittura adesso in inverno avete freddo. Penso che d'estate sarà veramente il top. E questo mi sembra costi 5 euro ed è sempre dell'Avon. Un altro prodotto che non utilizzo prima del make-up ma per toglierlo è questa fantastica schiuma, infatti si chiama Fluffy Foam Cleanser ed è matte, sempre per pelli miste a grasse. Infatti, come vedete, è la linea verde di Avon, che è la linea per pelli miste grasse, e ho anche appunto la crema. Adesso a febbraio le vendono insieme a 9,99 euro e vi assicuro che fare tutti questi step è fondamentale per migliorare il tono della vostra pelle. E questa appunto è una schiuma, voi la agitate, poi ne mettete due spruzzi sulla mano e toglie veramente tutto il make-up. Se proprio non riuscite a togliere ad esempio il mascara waterproof, io utilizzo questa schiuma in combinazione con il cleanser, l'acqua micellare, tutto in uno della Licia. Un altro prodotto, e poi partiamo con il make-up, è un prodotto dell'Avon, della linea capelli, ed è questo balsamo da 400 ml che costa 3,90 euro ed è per fare i capelli brillanti, Ultimate Shine. Ha un odore buonissimo, il pack enorme per il prezzo che ha, e vi assicuro che io li ho lavati ieri, i capelli sono davvero morbidissimi, cioè voi fate così e non avete neanche un nodo, cioè davvero benissimo. Era la prima volta che provavo uno shampoo o comunque balsamo della linea capelli di Avon, ma mi sono trovata davvero tanto bene ed è per questo che ve lo consiglio. Bene, partiamo subito con il make-up. La prima cosa che di solito avrei già fatto ma non l'ho fatto è la crema. Io utilizzo, come vi ho appena mostrato, la Avon Nutrifex Matte, che è una crema da giorno con SPF 20, ed è per il controllo giornaliero e quotidiano del sebo, di produzione di sebo. Ma ho regalato a mia nonna la stessa crema, cioè della stessa linea, ma per pelli secche, e so che è molto buona, quindi insomma ve la consiglio. Vi consiglio di andare a vedere le creme di Avon perché hanno un inci davvero ottimo e funzionano davvero, cioè davvero top. Infatti ho venduto tantissime creme della linea anti-age e si sono tutte trovate bene, cioè tutte le persone, i miei clienti comunque parlano sempre bene di questi prodotti, e quindi cioè non sono qua solo per venderveli, insomma sono davvero ottimi. E adesso che ho spalmato la crema faccio intanto le sopracciglia. Per le sopracciglia utilizzo una matita per sopracciglia della Astra in colorazione EB4.
e vado a riempire un po'. Adesso io, nonostante la crema sia mattificante, per evitare che nella mia giornata il mio viso si lucidi, utilizzo semplicemente una cipria nella zona T, che è la All About Matte di Essence. Ok, perfetto. Ok, ora passo direttamente agli occhi perché, come ben sapete, come vi ho detto negli altri make-up, io non utilizzo fondotinta né correttori, non mi va di utilizzarli, preferisco che la mia pelle sia così com'è. Li zoom un po' in modo tale che vedete bene gli occhi. Sulla palpebra vado a mettere la base neutra di Kiko. Utilizzo questa da un sacco di tempo e l'ho pure ricomprata perché mi trovo davvero bene. E vado a stenderla sulla palpebra. Vado a stenderla fino all'arcata sopraccigliare perché vado a stendere poi un ombretto nude su tutta la palpebra. Vi consiglio, se non lo fate, di utilizzare sempre il primer occhi perché il vostro ombretto risulterà intanto molto più pieno e in più vi durerà per tutto il tempo che ne avete bisogno. Quindi, cioè, se no a fine serata avrete tutto l'ombretto nelle pieghe. Ora vado ad utilizzare Desert Sand della palette di Huda Beauty Desert Dusk e vado a stenderlo per omogeneizzare tutta la mia palpebra, perché ovviamente non utilizzando correttori la mia palpebra ha delle discromie. Ok, perfetto. E ora ho una new entry, sarete felicissimi di questa new entry, così non vi consiglio sempre ombretti della Desert Dusk di Huda Beauty, ed è una palettina di Natasha Denona. Guardate che bella, cioè mi è stata regalata a Natale e io sono stra felice. E ora, come prima cosa, vado a stendere con questo pennellino angolato il colore più scuro nella rima inferiore dell'occhio e vado qua. Vado a stenderla solo nell'arcata sotto perché, come vi ho detto anche negli ultimi video, non utilizzo più la matita all'interno dell'occhio, ma utilizzo semplicemente un ombretto. Ok, perfetto. Ora lo stesso ombretto vado a stenderlo nella palpebra, la parte più esterna. Sempre lo stesso ombretto. Questi ombretti comunque si sfumano benissimo e la palette costa 25 euro e l'ho acquistata da Sephora. Ecco. E tra l'altro non fanno nemmeno fallout, che è una cosa che io riscontro molto spesso negli ombretti di Huda Beauty. Ok, poi prendo l'altro matte che c'è in questa palette, questo qui, un beigeolino, e lo utilizzo come colore di transizione a metà. Ok. Ok. E infine vado a stendere con le dita, ebbene sì, con le dita, questo doratino qua. Vado a prelevarlo così col dito e vado a stenderlo all'interno, nella parte interna dell'occhio, e vado anche un po' a trascinarlo verso l'esterno. Ok. E faccio la stessa cosa con l'altro dito di qua. Cioè, vi assicuro che anche i brillantinati non fanno fallout. Ora vado a stendere il mascara
Quindi piego le ciglia, metto il mascara e poi guance, illuminante, rossetto e abbiamo già finito. Siete preparate in pochissimo tempo. Perfetto. E vado ad utilizzare un mascara che sto provando ultimamente, che è il L'Avon Power Stay 24 ore Waterproof, ed è un mascara extra volume con lo scovolino così incurvato, e mi sto trovando da Dio, cioè fa un effetto pazzesco. Guardate che differenza tra un occhio e l'altro, cioè davvero sono senza parole della potenza di questo mascara, guardate che roba. Ecco fatto, cioè bellissimo davvero. Ora vado a stendere un po' di illuminante, a me non piace molto l'illuminante, e lo metto un po' qua sullo zigomo perché appunto io ho già la pelle lucida di mio, e un po' qui sulla puntina del naso, un po' qua sull'arco di Cupido e basta. Perché non mi piace tanto l'effetto glowy, lo metto un po' qua e basta. E poi vado a stendere un blush davvero vecchissimo, un blush semplice che sembra fucsia ma in realtà è rosso. Vado a metterlo un po' qua, benissimo. E infine vado a stendere il rossetto. Allora, ho tantissimi rossetti della linea di Avon. Mi piace questo. Andrei con un nude, si chiama Iconic ed è della linea Legend Matte di Avon. Ecco qua. È un nude matte molto molto bello. Ovviamente in telecamera sembra rosino perché io ho le labbra un po' rosate. Piace tantissimo questo make up e fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto. Come avete notato, comunque mi sono truccata in pochissimo tempo perché non utilizzo tantissimi prodotti. A me piace moltissimo e non volevo fare il solito rosso che si usa fare a San Valentino, ma questo make up mi piace davvero davvero tanto. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao!